Nelle settecentesche cantine di Palazzo Fabbri, in via Mura San Gallo a Fano, è stato aperto alla città e ai turisti il grande presepe Diorami di San Marco. Un'opera unica nel suo genere che solo lo scorso anno ha visto la presenza di oltre 15.000 persone provenienti da tutta Italia. Sabato scorso, alla presenza dell'ideatore Don Marco Polverari, al collaboratore Maurizio Romagnoli, del vescovo Andrea Andreozzi e dell'amministrazione comunale, benedizione di quest'opera che racconta il Vecchio e Nuovo Testamento, dislocato su 350 metri quadri di superficie in un percorso di 80 metri, con oltre 60 scene già realizzate e 10 in fase di allestimento. Anche per questa edizione non mancano le novità. Questa è un'opera che riesce in qualche maniera sempre a coinvolgere, vuoi per i locali in cui è inserita, vuoi per il contenuto che c'è. Ciononostante, noi ogni anno abbiamo sempre così il piacere, ancora la fortuna, la forza per fare anche delle scene nuove. E quest'anno in realtà ci siamo impegnati molto perché abbiamo cercato di dare novità a quella che è stata la prima scena della Natività, facendo appunto piccolo centro. Ecco, attorno al mulino, la stalla, con movimenti particolari, l'effetto dell'acqua molto abbondante, il lavoro che c'è all'interno della stalla, la mungitura con il latte che scende. Nello stesso tempo abbiamo completato la piazza di San Pietro, era completa la struttura, mancavano i personaggi, ne abbiamo fatti ben 2000 e non anonimi, ma personaggi che per rappresentare una celebrazione, quella che vedete a Piazza San Pietro, ecco, con il Papa, quindi una celebrazione eucaristica con tutti i vari personaggi, con tutte le varie presenze, senza dimenticare nessuno, dai chirichetti ai cardinali. Per il vescovo Andreozzi è stata la prima visita a quest'opera, formata da oltre 200 statuine in movimento, di cui 70 pezzi unici, tutte realizzate da una ditta locale specializzata. La sorpresa è data dallo spazio che accoglie il presepe, che è uno spazio molto bello. Non conoscevo quest'opera, questo luogo, quindi tutto risulta ancora più eccezionale e anche più meraviglioso. Poi l'altra sorpresa è l'abbraccio di tutta la storia biblica e quindi un po' l'intuizione che sempre c'è stata nella Chiesa di poter creare la cosiddetta Bibbia dei poveri, cioè attraverso le immagini trasmettere il contenuto delle scritture. Ed è questo uno degli obiettivi che sempre c'è stato nell'arte, insegnare attraverso le raffigurazioni, attraverso le opere d'arte, la parola di Dio, ciò che il Signore ci ha fatto conoscere attraverso la rivelazione. Il presepe di San Marco rimarrà aperto tutti i giorni da Natale all'Epifania dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19 e fino a Pasqua tutte le domeniche dalle 16 alle 19.